Buongiorno, sono Davide Giampietri. Vi parlerò delle novità in merito al contributo al Servizio Sanitario Nazionale che andiamo a indicare come onere deducibile nel modello 730. Il modello 730 del 2013 è stata introdotta una nuova colonna in corrispondenza del rigo E21. Il rigo E21 sappiamo dedicato ai contributi previdenziali e assistenziali. La colonna 1 è quest'anno dedicata al contributo al Servizio Sanitario Nazionale per quanto attiene l'RC, quindi l'assicurazione civile per la guida degli autoveicoli. Allora, questo contributo, questa colonna dedicata è per effetto dell'istituzione della franchigia pari a 40 euro, la quale per l'appunto è applicabile solamente alle assicurazioni, quindi al contributo sanitario nazionale dell'RC auto e non però agli altri contributi assistenziali e sanitari obbligatori, perché in questo previdenziali obbligatori, in questo caso li andremo a inserire come gli anni precedenti alla colonna 2. Quindi questa colonna 1 serve solo, ripeto ancora una volta, per l'indicazione di questi contributi. Perché? Perché abbiamo una franchigia pari a 40 euro. Quindi significa che la maggior parte dei contributi erogati vengono persi perché difficilmente sono somme che eccedono di molto i 40 euro. Però ricordiamo in realtà che se siamo nel caso in cui io ho sia l'auto che il motorino, oppure ho la mia auto, ma anche del coniuge a carico, del figlio a carico, benissimo, io andrò a sommare le singole somme, andrò a indicare quindi nella colonna 1 il totale ed ecco che in questo caso, nonostante il concorso dall'abbattimento della franchigia dei 40 euro, potrò recuperare qualche cosa. Nel contempo vado anche a ricordare però che insieme a questa assicurazione, o meglio, insieme a questo contributo, spesso troviamo l'assicurazione che viene per l'appunto abbinata alla copertura assicurativa appunto sugli infortuni delle auto, delle autovetture. Questo non è un onere che possiamo inserire nel rigo E21, non è un onere deducibile, ma potrebbe trovare collocazione come onere detraibile nel rigo E12. Ma in quale caso? Allora, ricordiamo che possiamo essere di fronte a due situazioni. Una copertura assicurativa cosiddetta del conducente su targa, cioè che assicura il mezzo a prescindere da chi lo conduce. Oppure potremmo essere di fronte a una polizza infortuni del conducente su persona, che quindi assicura la persona a prescindere di quale mezzo impiega. In questa seconda ipotesi è possibile il riconoscimento della detrazione, proprio perché l'assicurazione è sulla persona, quindi possiamo ricondurre e attribuire alla persona quest'onere detraibile. L'assicurazione invece su targa, siccome non è abbinata nessuna persona fisica, non è possibile riconoscere la detrazione del rigo E12. Bene, con questo tutto vi auguro un buon lavoro.